Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Per chi non mi conoscesse, io sono Dunia e sono qui oggi con le previsioni per il mese di luglio. Oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diverse letture che sono contrassegnate da tre diversi mazzi di tarocchi e tre diversi cristalli. Mi raccomando, scegliete la vostra lettura in modo intuitivo, non scegliete il numero preferito o il colore preferito, ma obiettivamente il mazzo di carte che attira di più la vostra attenzione o la pietra che attira di più la vostra attenzione. Per la prima lettura qui abbiamo questo mazzo di carte, ma abbiamo anche un'avventurina verde. Qui abbiamo questo mazzo e abbiamo un'ossidiana nera e qui abbiamo questo mazzo e un quarzo rosa. Vi do qualche secondo di tempo per fare la vostra scelta. E prima di lasciarvi alla vostra lettura, volevo aggiungere brevemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me, che è possibile prenotarlo attraverso il mio sito www.theartistofdivination.com. E questo è tutto, io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, vi ringrazio per i vostri bellissimi commenti, vi ringrazio per i vostri like. Noi ci vediamo prestissimo, buona lettura e buon mese di luglio. Eccoci qui con la prima lettura per chi ha scelto l'avventurina verde. Andiamo a vedere come sarà il mese di luglio. La prima parte sarà una lettura generale del mese di luglio. Quindi andremo a vedere come saranno le energie per voi, se ci saranno degli eventi particolarmente importanti. Poi andremo a vedere dei messaggi per quanto riguarda il lavoro e le finanze, e infine dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Allora, partiamo qui, abbiamo diverse carte, partiamo dai tarocchi. Allora, qui abbiamo una regina di coppe, un paggio di denari e un quattro di spade. E qui abbiamo una giustizia, il mondo e il re di coppe. Qui sono due oracoli, qui ci sono le conchiglie, la carta dice abbondanza e qui abbiamo le monete che dicono buona fortuna. Qui c'è il numero 25 e 10. Io li dico sempre perché potrebbero essere dei numeri importanti per voi o delle date importanti nel mese di luglio. E vediamo qual è la frase per voi del mese. Abbiamo una frase di Goethe che dice: genialità è credere in te stesso, se riesci a fare questo puoi fare qualsiasi cosa. Dunque, la sensazione è che per molti di voi la prima parte del mese sarà importante perché è come se doveste intuitivamente intraprendere la giusta strada, è come se doveste intuitivamente prendere una decisione importante. Perché dico intuitivamente? Perché qui abbiamo una regina di coppe. E l'energia della regina di coppe è sempre un'energia fortemente intuitiva, sensibile e intuitiva. E sotto abbiamo una giustizia. Quindi le decisioni importanti, soprattutto nella prima parte, direi nei primi 10 giorni del mese di luglio, devono essere fatte in modo assolutamente intuitivo. Seguite, è proprio la sensazione di stomaco. Se avete la sensazione che un qualcosa è giusto per voi, fidatevi della vostra intuizione. C'è tra l'altro la possibilità, visto che abbiamo la carta del mondo, nel mese di luglio di avere più visibilità. È come se poteste stare nel mondo in un modo più attivo, visto che sopra abbiamo un paggio di denari. C'è la possibilità per alcuni di voi lavorativamente di avere una maggiore visibilità. Mentre ho la sensazione che verso la fine del mese, visto che abbiamo un 4 di spade, sarà come dire, un momento un po' più di silenzio, un po' più di calma, come se alcuni di voi riposassero verso la fine del mese, potrebbe essere appunto che alcuni di voi siano in vacanza o appunto prendano le ferie verso la fine di luglio. Però è molto importante questa carta del mondo, è come se vi doveste, dopo una giustizia, è come se vi doveste mettere in gioco. È come se vi doveste esporre di più, come se doveste stare nel mondo con più decisione. Non posso tra l'altro fare a meno di notare, poi vedremo quando faremo la lettura dei single, che qui abbiamo una regina di coppe e un re di coppe. C'è la possibilità di incontrare persone interessanti. È come se la regina di coppe nel mese di luglio avesse la possibilità di incontrare il re di coppe.
Per cui questo è un messaggio per i single, c'è il potenziale per incontrare qualcuno nel mese di luglio, ma lo vedremo dopo con il messaggio un po' più approfondito. Ricordiamoci di questo messaggio di Goethe, che è importante credere in se stessi, quindi c'è il potenziale per fare qualsiasi cosa nel mese di luglio. Visto che abbiamo un paggio di denari al centro, io mi riferisco proprio ai progetti pratici. C'è la possibilità di far decollare dei lavori, c'è la possibilità di ottenere, di far partire dei progetti, di ottenere del lavoro, c'è la possibilità di, questo lo dico soprattutto per le persone creative, di avere una visibilità diversa dal solito, ma c'è anche la possibilità, con un paggio di denari e sotto il mondo, di fare dei viaggi, magari dei viaggi tanto desiderati, magari dei viaggi anche ambiziosi. Bello vedere queste carte che parlano di abbondanza e fortuna, e questo adesso a breve vedremo se riguarda in particolare le finanze e il lavoro, ma direi che in generale una carta come l'abbondanza vi dice che c'è la possibilità di aprire nuove opportunità, di iniziare cose nuove. C'è anche la possibilità che arrivino nuove opportunità nella vostra vita, magari anche inaspettate. Andiamo adesso a vedere un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Allora, per quanto riguarda il lavoro abbiamo un 6 di denari, un cavaliere di denari e una regina di coppe. Ritorna la regina di coppe. Per quanto riguarda le finanze abbiamo un 3 di denari, una giustizia, ritorna la giustizia e la carta del mondo. Ho la sensazione però che devo tirare un'altra carta qui per la carta del mondo. Otto di spade e la luna. Interessante questa cosa. Il paggio di carte. Allora, queste le vediamo a breve. Allora, ottime le carte per quanto riguarda il lavoro, per chi lavorerà nel mese di luglio, perché con un 6 di denari c'è la possibilità di investire e di avere un ritorno adeguato. E il cavaliere di denari vi vede determinati, vi vede anche seri in quello che fate, però è importante questa regina di coppe per due motivi. Per alcuni di voi la regina di coppe può rappresentare di nuovo la vostra intuizione, come se doveste seguire le vostre intuizioni sul lavoro. Per altri, ma questo sento che è un messaggio per poche persone, una regina di coppe sarà particolarmente importante sul lavoro. Una donna sarà in qualche modo una fonte di ispirazione per voi lavorativamente, soprattutto nella seconda metà del mese di luglio. Però in generale con il cavaliere di denari è possibile raggiungere qualsiasi obiettivo. Ricordatevi della frase di Goethe: se credete in voi stessi riuscite a ottenere quello che volete. Per quanto riguarda le finanze, i progetti di gruppo, i progetti con altre persone sono quelli, questo potrebbe essere un messaggio per poche persone, sono quelli che nel mese di luglio daranno un ritorno maggiore. Ho la sensazione che con una giustizia al centro ci saranno delle decisioni importanti riguardo le finanze. E queste decisioni per alcuni di voi riguardano degli investimenti. Magari investimenti rispetto a progetti, rispetto a nuove idee o investimenti, visto che abbiamo la carta del mondo, rispetto a potenziali viaggi o occasioni per stare fuori allo scoperto, per stare nel mondo. Ora, io avevo avuto la sensazione che fosse importante tirare altre carte. Qui abbiamo un 8 di spade, la luna e un paggio di coppe. Quest'otto di spade io lo vedo accanto alla luna come un monito. Attenzione a non rimanere veramente nella zona di comfort nel mese di luglio, perché questa carta del mondo con la giustizia è fondamentale, come se poteste scegliere se stare nel mondo
o rimanere potremmo dire, nella vostra routine e in una condizione meno esposta, meno visibile. È importante per voi stare nel mondo nel mese di luglio, è come se doveste rischiare. Quindi attenzione, 8 di spade qui ci mostra una donna nello specchio che è legata, qui ci sono dei corvi che sembra quasi che la stiano legando. Attenzione a non farvi trattenere dai vostri pensieri, magari pensieri ansiosi, pensieri paurosi, pensieri ripetitivi, ossessivi. Esponetevi nel mese di luglio, mi raccomando. Prendete, mi verrebbe da dire, con coraggio le decisioni che dovete prendere nel mese di luglio. Paggio di coppe, fatevi guidare non solo dall'intuizione, queste carte di coppe parlano di intuizione, ma da quello che vi piace fare. Se c'è un qualcosa che vi piace fare, se c'è un qualcosa che sognate, un qualcosa in cui volete investire, siate coraggiosi, investite. Tra l'altro con un 3 di denari è come se foste sostenuti anche economicamente, come se ci fosse la possibilità per voi di investire. E ricordatevi anche di queste carte che parlano di buona fortuna e abbondanza, è come se foste un po' in un flusso positivo delle cose, per cui se investite avrete un ritorno adeguato. È come se ci fossero qui proprio le carte giuste per esporsi, per investire, per rischiare. Andiamo adesso a vedere dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Prima darò un messaggio per i single. Poi un messaggio per chi sta già in una relazione e infine un messaggio per chi si trova in una situazione non chiara o ambigua. Allora, single, andiamo a vedere come sarà per voi il mese di luglio. Io ho la sensazione che qui ci siano delle possibilità di incontrare persone interessanti. Queste carte vogliono venire, le prendo tutte e tre. Però volevo prendere anche una carta da questo mazzo. Detachment, questa è una carta che parla di distacco. Allora, vediamo qui cosa ci dicono queste carte. Qui abbiamo un 4 di coppe, un 2 di spade, il 5 di coppe. Sotto abbiamo un 10 di coppe, un 6 di bastoni e un asso di bastoni. Allora, io lo sento che c'è il potenziale di un incontro, però le carte qui vi stanno dando un consiglio. Con un 2 di spade, attenzione a definire meglio la vostra energia. Il 2 di spade è una carta di grande confusione. E se rimanete nell'energia del 2 di spade è molto più difficile manifestare dei desideri. Chiaritevi i desideri. Se volete un qualcosa di nuovo, se volete una nuova relazione, dovete in un certo senso convincervi della possibilità che sia possibile incontrare qualcuno. Non rimanete 5 di coppe in un'energia di perdita, non rimanete ancorati nel vostro passato. Perché qui sotto il 5 di coppe c'è la possibilità di una nuova fiamma. Abbiamo un asso di bastoni, però è come se questo asso di bastoni fosse schiacciato da questo 5 di coppe, che è la carta un po' del dispiacere, di quello che è andato perduto, delle coppe versate. È importante cambiare l'energia. Perché è uscita qui la carta del distacco? Distaccatevi dal vostro passato, distaccatevi da un'energia 5 di coppe. Di delusione, un'energia di perdita. È un'energia a volte anche un po' luttuosa, il 5 di coppe. Perché in realtà sotto il 2 di spade c'è il potenziale 6 di bastoni di conquistare un qualcosa, no? 10 di coppe c'è il potenziale per ottenere la massima realizzazione affettiva. Ma se rimanete in un'energia di perdita, 5 di coppe o 4 di coppe, in un'energia troppo comoda e anche un po' annoiata, qui questa ragazza sembra terribilmente annoiata. Se rimanete in un'energia di
di noia o di perdita, non riuscite ad avvicinarvi a quello che tanto desiderate. Mentre io l'ho visto all'inizio, e lo vedo anche qui, visto che abbiamo delle carte che parlano di abbondanza e buona fortuna, che l'energia è buona nel mese di luglio, quindi ricordatevi di quella carta del mondo. Più state nel mondo, più uscite, più aumentate il potenziale di incontrare persone interessanti. È la vostra energia che definisce il vostro mondo esterno, quindi sollevate l'umore, siate audaci e mettetevi in gioco nel mese di luglio. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi sta già in una relazione. Allora, per voi qui abbiamo un 9 di spade, un 9 di bastoni e un paggio di denari. E qui sotto abbiamo un 9 di coppe. 3-9, me l'aspettavo, me lo sentivo che usciva un terzo 9. Allora, il 9 è una carta di indipendenza. E in generale il 9 è un numero che simboleggia indipendenza. Allora, vediamo anche da questo mazzo che carta c'è qui per voi. Guarigione, qui si vede il retro di un'ambulanza. Allora, questa carta è importante, eh? Perché ci dice che c'è la possibilità di guarire un qualcosa nel mese di luglio. Allora, voi siete in un'energia produttiva con il paggio di denari, siete anche in un'energia di mediazione, anche in un'energia direi pratica, concreta, siete disposti a mediare con l'altro. L'altra persona è nell'energia del 9 di spade, è molto angosciata, l'altra persona è molto ansiosa. E l'energia della relazione è rappresentata da questo 9 di bastoni. È come se entrambi steste camminando, forse voi, è come se steste camminando quasi come degli equilibristi su un filo sottile. C'è proprio la sensazione di chi deve stare attento, la sensazione di chi deve stare attento alle proprie mosse, alle cose che dice. Concentratevi nel mese di luglio, visto che sotto qui abbiamo un 9 di coppe, sui vostri desideri, quello che desiderate in questa relazione. Provate a comunicare in modo ottimista con l'altra persona, no? Esprimendo i vostri desideri, invece magari di esprimere delle critiche o invece di sottolineare quello che non va. Perché qui c'è, esprimendo i desideri, c'è il potenziale di guarire un qualcosa. E ho la sensazione che esprimendo dei desideri in positivo c'è anche la possibilità di calmare l'ansia dell'altra persona. È possibile anche raggiungere degli obiettivi insieme nel mese di luglio, però è come se con il 9 di bastoni non doveste abbassare la guardia. In qualche modo l'altra persona va rassicurata nel mese di luglio. Ricordiamoci sempre che queste due carte sono importanti, abbondanza e buona fortuna. Sfruttate questa energia perché anche le situazioni più difficili in qualche modo si possono, ho la sensazione che si possono un po' raddrizzare nel mese di luglio. Quindi utilizzate tutto quello che avete a vostro vantaggio, esprimete i vostri desideri, provate a distogliere anche l'ansia e l'attenzione del partner, no? Su dei progetti che possono essere condivisi e positivi. Spero che questo messaggio vi sia utile. Andiamo adesso a vedere un ultimo messaggio per chi si trova in una situazione ambigua, non chiara o clandestina. Allora, per chi sta in una situazione non chiara, abbiamo un 6 di denari, abbiamo una luna e
abbiamo una sacerdotessa. E qui sotto la superficie abbiamo un 5 di spade. Quante cose non dette, non comunicate, trattenute. Io quando penso al 5 di spade penso sempre al quinto chakra, il chakra della gola. Tante cose non comunicate, non dette all'altro. Vediamo una carta da qui. E qui abbiamo la stella, tra l'altro mi fa impressione perché è un'immagine natalizia che parla di guida divina. E visto che c'è la sacerdotessa qui, un messaggio innanzitutto per voi riguarda il seguite la vostra intuizione. Se avete la sensazione che questa relazione non funzioni, fidatevi della vostra intuizione. Se avete la sensazione che c'è un qualcosa di nascosto, visto che abbiamo la luna, fidatevi della vostra intuizione, fidatevi della vostra guida interiore. Se c'è un qualcosa che non va, c'è un qualcosa che non va. O se c'è un qualcosa, diciamo nelle migliori delle ipotesi, un qualcosa di cui è importante parlare, fidatevi della vostra intuizione, dovete parlare di quel qualcosa. La luna ci dice che c'è tanto sotto la superficie, 5 di spade, tanto di non detto. L'altra persona, visto che abbiamo un 6 di denari, nel mese di luglio è aperta, secondo me, alla comunicazione, è disposta a dare un po' di più o perlomeno a venirvi incontro. Quindi sfruttate questa ondata positiva, no? Ricordiamoci dell'abbondanza e della buona fortuna, è come se la fortuna fosse dalla vostra parte. Quindi sfruttatela anche in amore. Se i vostri bisogni non sono soddisfatti, parlatene con l'altra persona. Ne avete tutto il diritto. Spero che questo messaggio vi sia utile. Io chiaramente vi auguro tutto il meglio per il mese di luglio. Noi ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento. Eccoci qui con la seconda lettura per chi ha scelto l'ossidiana nera. Io ho già selezionato diverse carte. Questa prima parte della lettura sarà più generale. Andremo a vedere come sarà in generale il mese di luglio per voi e se ci saranno degli eventi particolarmente significativi. Questa prima parte è detta un po' l'andamento generale. Poi andremo a vedere dei messaggi per quanto riguarda il lavoro e le finanze, e infine dei messaggi per quanto riguarda l'amore. Partiamo subito dai tarocchi. Allora, qui abbiamo una torre, abbiamo una regina di spade e abbiamo un tre di coppe. Queste carte sono un po' psichedeliche, preparatevi. Qui abbiamo un asso di denari, un otto di coppe e un due di coppe. Qui abbiamo malocchio, dice la carta, protezione numero 1 e qui abbiamo palmo della mano e dice destino. E qui abbiamo il numero 1 e il numero 18. Io li leggo sempre questi numeri perché possono essere dei numeri importanti per voi o potrebbero essere delle giornate importanti nel mese di luglio. E qui abbiamo una frase di Rumi che dice: la vita è un eterno lasciare andare, solo con le mani vuote puoi accogliere qualcosa di nuovo. E mi viene adesso da pensare a questo palmo della mano. Allora, vediamo cosa succede per voi. Dunque, questo è un mese per voi particolarmente importante perché si apre con una torre. Si apre con una torre e la torre è, sì, per certi versi una carta difficile perché è il crollo di un qualcosa, no? Può rappresentare la distruzione, la chiusura di un qualcosa. Però, di solito la torre è sempre l'ultimo atto di un qualcosa che era già in scena da tempo ed è sempre una grande liberazione. Anche nelle situazioni più dolorose arriva con la torre sempre una qualche forma di liberazione. E infatti qui abbiamo una regina di spade e un tre di coppe, come se questa regina di spade andasse verso un tre di coppe, che è una carta in netto contrasto con questa torre, è una carta molto leggera, che parla di celebrazioni, divertimento, condivisioni, uno stare con gli altri, festeggiamenti.
Ho la sensazione che all'inizio del mese di luglio lascerete andare un qualcosa, ci sarà un crollo di qualche tipo, ma vi vedo stare, anche se siete degli uomini non ha importanza, nell'energia della regina di spade, come se foste determinati, come se razionalmente riusciste a controllare questa perdita, questa distruzione e ad andare verso una direzione che fa molto più al caso vostro. È come se avvenisse una spaccatura con il passato e ho la sensazione che in alcuni casi questa spaccatura non arriverà così a caso, ma sarà un qualcosa di, potremmo dire, di desiderato, come se quasi aveste desiderato questa spaccatura e questa cosa vi porta verso un terreno più leggero. Sotto la regina di spade abbiamo l'otto di coppe. L'otto di coppe è una carta che ci dice che sì, si lasciano andare delle coppe, si lascia un qualcosa che magari era anche buono, ma lo si fa per andare verso una direzione che è più interessante, verso una direzione che è migliore per noi. E infatti qui abbiamo un 3 di coppe con sotto un 2 di coppe. È come se, tra l'altro, notiamo come sotto la torre ci sia qui un asso di denari e qui sotto il 3 di coppe c'è il 2 di coppe, l'incontro con l'altro. È come se si lasciasse andare una realtà materiale per abbracciare una realtà più sentimentale ed emotiva. È come se si decidesse di non fare un qualcosa perché si dà la priorità al mondo delle emozioni o agli affetti. Però in questa scelta, diciamo, in questa spaccatura, si va alla fine incontro a un sentimento che dà non solo molto più soddisfazione, ma è profondamente molto più appagante. È come se questo spostamento avvenisse in modo molto consapevole, visto che abbiamo una regina di spade. La regina di spade è molto consapevole. La regina di spade con la sua spada taglia con il passato. È una decisione che prende consapevolmente e lo fa perché ha molta esperienza. Quindi, sì, magari all'inizio del mese avrete la sensazione di perdere un qualcosa, ma a fine mese avrete la sensazione che quello che avete perso non era così importante, che anzi, ci avete guadagnato dell'altro, un altro che vale molto di più. Notiamo qui questa carta che parla di malocchio e protezione. Adesso, al di là del malocchio, non è tanto il malocchio, un discorso sul malocchio qui, è un discorso che riguarda il proteggersi dalle cose che non fanno bene. Quindi probabilmente questa regina di spade farà crollare questa torre perché ha bisogno di proteggersi da un qualcosa. A volte delle situazioni nella vita non funzionano perché potremmo dire che è una qualche forma di protezione per noi. Quella cosa non doveva andare, quella cosa non doveva essere nella nostra vita. Questa è un po' la sensazione che io ho. Che questo che viene meno in realtà fa parte di un piano più grande che ha lo scopo di proteggervi. Guardiamo qui la carta di Rumi. La vita è un eterno lasciare andare, la torre, no? La torre che spazza via questo crollo. Solo con le mani vuote puoi accogliere un qualcosa di nuovo. Quindi obiettivamente all'inizio del mese uscirà un qualcosa e alla fine del mese entrerà un qualcosa di molto più interessante. Andiamo adesso a vedere un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Allora, per quanto riguarda il lavoro abbiamo un 9 di spade, un 4 di denari e una ruota della fortuna. Per quanto riguarda le finanze abbiamo un 3 di spade, un 5 di denari e un 2 di denari. Ho una sensazione qui avete bisogno di un consiglio, 9 di denari. Allora, questa
Allora, sul lavoro con il 9 di spade alcuni di voi saranno molto ansiosi, soprattutto all'inizio del mese. Come se aveste paura di perdere un qualcosa, visto che abbiamo questo 4 di denari che ci mostra quest'uomo che è attaccato ai suoi denari. C'è come l'ansia, no? Di lasciare andare un qualcosa. Però poi abbiamo una ruota della fortuna. Vediamo un po' questa ruota della fortuna. Perfetto, 7 di bastoni. Siete perfettamente in grado di gestire qualsiasi ostacolo sul lavoro nel mese di luglio. Quindi mi viene da dirvi niente panico, soprattutto all'inizio del mese, niente panico. Non ha senso avere spaventarsi o non ha senso avere ansia, non ha senso anticipare troppi problemi sul lavoro. 7 di bastoni. Qui si vede un uomo che sta in una posizione privilegiata, che si difende con questo bastone da questi bastoni che non si sa adesso chi tenga questi bastoni, ma è come se si difendesse anche da nemici immaginari, no? Siete su una posizione privilegiata, siete perfettamente in grado di gestire le vostre risorse, siete perfettamente in grado di superare qualsiasi ostacolo, ricordatevi di questo. Non lasciate che i vostri pensieri e le vostre ansie vi immobilizzino. Per quanto riguarda le finanze, l'energia è obiettivamente più difficile con un 3 di spade, e un 5 di denari. Come se vi sentiste traditi rispetto a un qualcosa. Il 5 di denari, ahimè, è la carta di povertà. Però vi dico una cosa, con un 2 di denari alla fine, poi questo 2 di denari è stato, come dire, ulteriormente chiarito da questo 9 di denari, riuscirete con il 2 di denari a gestire la situazione. E ritornerete a essere, mi viene da dirla così, indipendenti economicamente alla fine del mese. Quindi potreste avere un po' di difficoltà nella prima parte del mese di luglio. Probabilmente in alcuni casi le vostre ansie lavorative sono legate alle finanze, quindi lo capisco, però ricordatevi di quel 7 di bastoni e del 9 di denari. Siete perfettamente in grado di stare saldi sulle vostre gambe, siete perfettamente in grado di risolvere i vostri problemi economici, siete perfettamente in grado, 2 di denari, di trovare altre soluzioni e anche di gestire più cose. Ricordiamoci anche di questa ruota della fortuna. A fine mese le cose cambieranno, le circostanze cambieranno. Quindi probabilmente si tratterà di resistere, di stringere i pugni, diciamo, nella prima metà del mese. Però, con questo 2 di denari, avete la capacità di, anche di, in alcuni casi, questo lo dico per alcune persone, di trovare altre attività che vi possono portare altre entrate, nuove entrate. Come se ci fosse la possibilità di portare avanti in alcuni casi anche due attività o due cose per aumentare le entrate economiche. Andiamo adesso a vedere un messaggio per quanto riguarda l'amore. Allora, iniziamo dai single. Single, andiamo a vedere come sarà per voi questo mese di luglio. Allora, qui abbiamo la carta del mondo, abbiamo un 8 di spade e abbiamo il matto e qui sotto abbiamo un 2 di bastoni. Prendiamo anche una carta da qui. E ce le teniamo tutte e due, visto che sono saltate fuori così. Qui abbiamo azione e acqua, resa. Allora, c'è aria di viaggio, perché con la carta del mondo, il matto, il 2 di bastoni, c'è aria di viaggi. C'è il potenziale per viaggiare nel mese di luglio. Attenzione ai pensieri, avete dei pensieri che un po' vi ostacolano. C'è bisogno di leggerezza, c'è bisogno di entrare nell'energia del matto, che è un'energia un po' più leggera, a tratti superficiale, direi. Però è come se aveste bisogno di alleggerirvi. E avete bisogno con l'azione, sotto la carta del mondo, adesso stavo guardando, avete bisogno di muovervi.
nel mese di luglio per aumentare le chance di incontrare qualcuno. La carta della resa, dell'arrendersi qui, io lo sento come un seguire il flusso delle cose, visto che c'è l'acqua, è come se dovesse un po' seguire il flusso delle cose senza fare resistenza. E le resistenze da dove vengono? Otto di spade, dai pensieri. Magari qualcuno vi fa una proposta, vieni qui, andiamo lì. No, non lo so, non posso, lo dovrei sapere prima, mi devo organizzare. Queste sono tutte resistenze, eh? Quelle ansie che diventano degli ostacoli tra voi e il vostro obiettivo. C'è la possibilità per viaggiare, per incontrare persone, secondo me, in altri posti, da quello che vedo qui. Quindi apritevi alla possibilità di andare altrove, perché il potenziale di incontro sta altrove, non sta dove siete nel mese di luglio. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova già in una relazione. Allora, per voi che state già in una relazione abbiamo un 4 di bastoni, la luna, un asso di coppe, bello questo asso di coppe, e qui abbiamo un re di spade. Allora, questo re di spade mi fa intanto pensare che sia importante per voi nel mese di luglio non entrare in un'energia critica, ipercritica. Questo re di spade sotto la luna mi fa pensare che qualcuno sarà troppo critico, come sa essere il re di spade. Qui abbiamo le emozioni, la luna. Allora, voi siete in una bellissima energia perché siete nell'asso di coppe, nell'energia dell'asso di coppe, che è un'energia assolutamente emotiva, proprio l'amore. L'amore che strasborda, l'amore che esce da questa coppa. E qui abbiamo una carta che parla di emozioni. Voi avete tantissime emozioni, quasi incontenibili. E l'altra persona, 4 di bastoni, la sento in una buona energia. Un'energia direi equilibrata, armoniosa, equilibrata. Però quello che disturba la relazione è il re di spade sotto questa luna. Se entrambi rimanete nel mese di luglio nel regno delle emozioni, vivete meglio. Riuscite a condividere di più, riuscite a rimanere in un giusto equilibrio. Se fate spazio al re di spade, che è la mente super razionale, iperrazionale, la mente critica, eccessiva, e boicottate la relazione. Ricordatevi di questa carta. Tra l'altro qui il numero 23, il 23 potrebbe essere un giorno importante per voi, ma rispetto alla vostra relazione, ricordatevi di questa carta, le emozioni, rimanete nelle emozioni. Tra l'altro l'asso di coppe è una carta molto amorevole. Una carta molto generosa, quindi rimanete in quell'energia. E infine vediamo un messaggio per chi si trova in una situazione non chiara o ambigua o clandestina. Allora, per voi abbiamo la morte, la carta del mondo. Un 4 di spade, mai visto un 4 di spade così allegro, e un 5 di bastoni. Ah, dobbiamo prendere anche una carta da qui. La carta dice arcobaleno speranza. Allora, voi con questo 4 di spade che ci mostra questo ragazzo sdraiato che ascolta la musica, siete nel mese di luglio in un'energia un po' riflessiva, meditativa.
l'altra persona con la morte magari non sta affrontando, sta sicuramente sta cambiando. Probabilmente in alcuni casi sta chiudendo un qualcosa, magari viene da un'altra relazione. È in quell'energia, come se fosse un'energia di morte e trasformazione. Ha chiuso un qualcosa e sta trasformando un qualcosa nella sua vita. Viene verso di voi, però mi viene da dirvi questo: non rimanete in attesa. Uscite allo scoperto con la carta del mondo. Andate incontro all'altro se necessario, ma uscite allo scoperto. Siate più attivi nella relazione con l'altro, non lasciate che l'altro scelga per voi o non mettetevi in attesa, non mettetevi in panchina, come dico di solito. Non mettetevi in panchina perché c'è tutto un mondo lì fuori. E sembra quasi non fermate il vostro mondo, tutte le altre cose in attesa dell'altra persona, perché è controproducente mettersi in attesa. C'è obiettivamente della speranza qui, c'è della speranza che l'altra persona trasformi un qualcosa, però siete anche migliaia di persone, quindi questo messaggio avrà sfumature diverse per ognuno di voi. In ogni caso, vivete la vostra vita. Se l'altro vi vuole raggiungere, vi raggiungerà. E questo è tutto, io vi ringrazio, noi ci vediamo prestissimo, buon proseguimento e buon mese di luglio. Eccoci qui con la terza lettura per chi ha scelto il quarzo rosa. Andiamo a vedere prima di tutto come sarà in generale il mese di luglio per voi. Qui ho già tirato giù tante carte, abbiamo dei tarocchi e degli oracoli. Poi vi darò un messaggio per quanto riguarda il lavoro e le finanze, infine un messaggio per quanto riguarda l'amore. Ma iniziamo da qui, andiamo a vedere come sarà il mese in generale. Allora, abbiamo 2 di denari, un 3 di denari e una regina di coppe. E qui abbiamo una regina di bastoni, l'imperatore e un 5 di spade. Qui abbiamo 2 oracoli, anche per voi abbiamo la carta che dice il malocchio, protezione, e qui abbiamo la chiave, opportunità. Numero 1, numero 17, ve li dico perché potrebbero essere dei numeri per voi importanti o, le date, o delle date importanti nel mese di luglio. E poi qui abbiamo delle frasi, per voi ne sono uscite 2. Abbiamo una frase di Thomas Edison che dice: il modo più sicuro per riuscire è provarci ancora una volta. E qui abbiamo una frase di Harriet Beecher Stowe, spero di averlo pronunciato bene, una scrittrice che dice: quando ti sembra di non farcela, non arrenderti, perché è il momento in cui ci sarà una svolta. Interessante, che siano uscite adesso, stavo notando che sono 2 frasi che dicono più o meno la stessa cosa, che dovete non arrendervi e riprovarci. Quindi questo è il messaggio principale per il mese di luglio. Sarà un mese molto attivo per voi il mese di luglio, soprattutto nella prima parte, i primi 10 giorni. Con un 2 di denari vi vedo molto affaccendati, molto attivi con una regina di bastoni. È come se doveste creare tante cose, fare tante cose. Nella seconda parte del mese vi vedo più, diciamo, meno indipendenti, con un 3 di denari vi vedo stare, lavorare e progettare con altre persone, visto che sotto abbiamo un imperatore, quindi passate da una prima fase molto libera e attiva a una fase più programmata con altre persone. Per molti questo sarà un messaggio che riguarda il lavoro, è come se lavoraste con altre persone, oppure potrebbe semplicemente dire che magari vi organizzate con altre persone per fare un qualcosa, visto che è il mese di luglio e alcuni di voi potrebbero essere anche in ferie. E poi nella terza parte del mese siete nell'energia della regina di coppe, che è un'energia forse più passiva e sensibile, nel senso che magari alcuni di voi saranno in ferie. Ma è come se fosse un po' in pausa dalle attività, è un passaggio da un'energia di denari a un'energia di coppe, quindi un'energia più apparentemente più passiva. Tra l'altro, questa regina di coppe è seduta sopra il 5 di spade. Come se vi sedeste, la sensazione è questa, come se vi sedeste su una faccenda scomoda, come se acquisiste un atteggiamento, diciamo,
positivo, l'atteggiamento giusto per contrastare una situazione difficile, il 5 di spade. Quindi vi sento serene e rilassati anche rispetto agli ostacoli nel mese di luglio. Non avete nulla da temere. Come se alla fine del mese arrivaste alla conclusione che quello che doveva essere fatto è stato fatto. E secondo me riguarderete il mese indietro con soddisfazione. E anche le cose, adesso sto pensando a queste due affermazioni, anche le cose che dovrete rifare o dovrete ripetere non saranno così terribili. L'idea di rifare un qualcosa non sarà così terribile. Lo dico perché abbiamo un 5 di spade, che è una carta di conflitto, quindi le cose che non funzioneranno nel mese di luglio non saranno degli ostacoli così grandi, ma saranno quasi delle pause di riflessione per voi. E avete, mi viene da dire, l'energia giusta e la temperanza per affrontare tutto nel modo giusto, con serenità. Se c'è da prendere una pausa, prendetevi una pausa, ma ricordatevi di quello che vi dicono queste carte. Non arrendetevi. Perché ci sarà una svolta in qualunque cosa stiate facendo, con qualunque cosa vi stiate confrontando. Andiamo adesso a vedere quello che succederà sul lavoro per quanto riguarda il lavoro e le finanze. Finanza. Allora, per quanto riguarda il lavoro, abbiamo un asso di coppe, un 9 di spade, l'imperatore. Per quanto riguarda le finanze, abbiamo una regina di spade, un 5 di coppe e un 3 di coppe. Interessante vedere sul lavoro un 9 di spade dopo l'asso di coppe, come qui se ci fosse il timore di fare un qualcosa che piace, oppure il timore di realizzare un qualcosa che piace. L'imperatore vi viene in aiuto, la struttura. Programmate bene quello che dovete fare, questo lo dico per chi lavora nel mese di luglio, per chi ha dei progetti magari anche nuovi. Programmate bene, come se doveste fare un po' una scaletta delle cose da fare, degli obiettivi da raggiungere, come raggiungerli, perché è come se aveste il cuore nel posto giusto rispetto al lavoro, ma le vostre paure sono controproducenti, quindi dovete strutturare il tutto per tamponare il più possibile le vostre ansie. Per quanto riguarda le finanze, ci potrebbero essere delle perdite o delle spese, in alcuni casi, visto che abbiamo un 5 di coppe così centrale. Però questo 3 di coppe mi fa pensare che in realtà poi alla fine del mese i conti ritornano a quadrare. Quindi non arrendetevi, ricordatevi di queste due frasi, non arrendetevi. Insistete, anche se avete la sensazione che dovete reinvestire un qualcosa per la seconda volta, non arrendetevi. La regina di spade vi dice che avete l'esperienza giusta per fronteggiare anche le perdite. Comunque, in generale direi utilizzate l'energia dell'imperatore, la struttura, la determinazione, il controllo e la regina di spade, la razionalità della regina di spade per raggiungere i vostri obiettivi sul lavoro e per quanto riguarda le finanze. Andiamo adesso a vedere dei messaggi riguardo l'amore. Prima daremo un messaggio ai single, poi un messaggio a chi sta
sta già in una relazione, e infine un messaggio per chi si trova in una situazione non chiara, ambigua o clandestina. Single, vediamo cosa succederà per voi nel mese di luglio. Allora, per voi abbiamo un 3 di denari, un re di coppe, che è un orso polare, qui abbiamo un 2 di coppe e il 7 di coppe, tiriamone un'altra, il 9 di coppe, ottimo. Quante coppe? Allora, single. Avete delle belle carte, vi vedo fare cose, tante cose con altre persone, 3 di denari. Dite di sì agli eventi di gruppo, nel senso che se vi invitano per fare un qualcosa, una visita, un viaggio, anche una gita in giornata, sì. Perché con un 2 di coppe c'è la possibilità di incontrare qualcuno. Abbiamo un re di coppe che è centrale qui, adesso al di là del fatto che siate uomini o donne non ha importanza, però come se ci fosse il potenziale per incontrare un re di coppe. Mi è venuta in mente questa frase mentre guardavo il re di coppe con sotto il 7 di coppe. Troppo bello per essere vero. Non è troppo bello per essere vero. 9 di coppe. Si può esaudire un desiderio per quanto riguarda l'amore nel mese di luglio. Quindi assecondate gli inviti, assecondate le attività di gruppo, assecondate i viaggi di gruppo, le gite, perché c'è la possibilità di incontrare un qualcuno che ha la giusta sensibilità per voi, un qualcuno che in parte corrisponde ai vostri desideri. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova già in una relazione. Allora, per chi si trova già in una relazione abbiamo un asso di denari, un 9 di coppe e un imperatore. Questo imperatore ritorna. E un 7 di coppe anche per voi. E tiriamo anche una carta da qui. Qualcosa di non finito, unfinished business. Allora, c'è un qualcosa in sospeso. C'è la possibilità nel mese di luglio di finire un qualcosa che era rimasto in sospeso. L'altra persona la sento disponibile con voi con l'asso di denari, è disposta a investire nella relazione. Voi siete l'energia dell'imperatore, ho come la sensazione che voi dovrete un po' condurre i giochi. Come se doveste voi programmare le cose nel mese di luglio, però l'altra persona è disposta a investire in quello che proponete. 9 di coppe, si può realizzare un desiderio, un sogno all'interno di questa relazione. Questo 7 di coppe sotto il 9 di coppe mi viene da pensare che ci sarà una possibilità, la possibilità di scegliere come realizzare questo desiderio. Magari da tempo parlate di fare un viaggio insieme e avete la possibilità di scegliere il dove, o magari altre attività, avete la possibilità di scegliere di condividere un'altra attività insieme. Ho la sensazione che riprenderete un vecchio discorso e insieme sceglierete un qualcosa da fare. Come un vecchio desiderio che non si era realizzato, ora è come se poteste realmente esprimere questo desiderio per vederlo in qualche modo realizzato. Andiamo adesso a vedere un messaggio per chi si trova in una situazione non chiara, ambigua o clandestina. Allora, per voi abbiamo un paggio di bastoni, un 10 di denari e un 5 di bastoni. E qui abbiamo la giustizia. C'è una decisione importante da prendere in questo rapporto nel mese di luglio.
Allora, 5 di bastoni, voi siete in un'energia un po' da conflitto. Come se voi cercaste di tirare l'altra persona verso di voi. L'altra persona è nell'energia del paggio di bastoni, quindi in realtà è molto svincolata. Non litigate, mi viene da dire questo con 5 di bastoni, non litigate, nel senso che magari volete fare le vacanze con l'altra persona, questo è soltanto un esempio. Volete fare delle vacanze, volete fare un qualcosa con l'altra persona e l'altra persona è sfuggente. Non forzate le cose, non cercate di costringere l'altra persona a fare un qualcosa con voi. Giustizia, decidete per voi stessi, programmate le cose per voi. Poi se l'altra persona si vuole unire, si unirà. Se non si vuole unire, pazienza. Spero che questo messaggio vi sia utile, io vi auguro tutto il meglio e noi ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento.